Il caso di Marino Bartolomeo e questo diario, che è una testimonianza straordinaria di emigrazione, è venuto nelle mie mani per caso, perché appunto stavo conducendo ricerche sulla storia dell'istruzione nella Valle Stura e cercavo testimonianze scritte, orali, soprattutto di scritture popolari. Non è una storia scritta da esperti a tavolino, ma è una storia che nasce proprio dalla popolazione. È una storia fragile, difficile da incontrare, perché appunto la popolazione delle zone di montagna, di campagna, le popolazioni rurali in genere, non avvertivano il bisogno immediato di scrivere. Il ritrovamento di questo documento ci restituisce invece una dimensione diversa. Un bisogno di scrivere che nasceva proprio da grandi fenomeni. Uno di questi è l'emigrazione, prima temporanea, poi definitiva, la lontananza, l'allontanamento dal paese nel quale si era nati e si viveva, determina il bisogno di comunicare attraverso la scrittura. Quindi questo caso, che è addirittura ancor più straordinario perché è un ritorno al paese di origine, è veramente emblematico. Finito di mangiare, sono uscito di fuori a vedere per l'ultima volta la terra americana. Addio, o cara e bella America, che tanto mi hai fatto patire e sospirare, ma io ti amo lo stesso e mi ricorderò sempre di te. E ti rispetterò tutto il tempo della mia vita. Oh, cara America, mi allontano, comincio a perderti di vista. La tua terra allora con rispetto voglio salutarti e dirti addio e addio ancora una volta. Storia anche di difficoltà, è una storia di allontanamento da un posto, una storia di attraversamenti, di viaggio verso l'ignoto, no? Nello stesso tempo una storia fatta da un uomo, come tanti altri che vive in montagna, che è un po' l'erede di una civiltà alpina che è poco nota, perché i montanari sapevano bene che il padroneggiare la lettura e la scrittura era fondamentale per potersi muovere e quindi ci tenevano all'istruzione. Questo lo possiamo rilevare attraverso documenti come quello di Marino. Noi abbiamo bisogno di queste fonti popolari per ricostruire la storia dal basso.
E allora diventa difficile capire l'emigrazione dal punto di vista quotidiano. Quello a cui risponde Marino Bartolomeo sono i bisogni essenziali dell'uomo: mangiare, vivere, socializzare, incontrare gli altri, scoprire mondi nuovi. Ecco, e attraverso questa esperienza noi possiamo vedere che la gente comune ha sperimentato queste cose in tempi in cui le comunicazioni erano difficoltose, in cui c'era un'altra concezione del tempo, un'altra concezione di relazioni e di comunicazioni. Eccomi alla stazione. Il treno non c'è ancora. Aspetto una mezz'ora. Oh, ecco là il treno che viene. Prendo il biglietto che mi costa 5,30 per un piccolo tragitto, perché questa è una piccola linea. Con il cuore palpitante monto sul treno ed eccomi partito. Sono molto triste e nei fastidi per certe cose. Sono contento di partire per altre. Molto turbato. Penso quello che lascio indietro e quello che vado a trovare avanti. Che possa fare un bel viaggio. Tutto facendo il treno si allontana e perdo Big Pine quasi di vista. Oh, Big La singolarità di questo documento è proprio in questi contenuti che non sono semplicemente descrittivi, hanno un'interpretazione personale, come lui, pastore della Alta Vallestura, ha visto il mondo. Un'altra particolarità di questo diario di Marino Bartolomeo è sicuramente questo grande incontro tra due culture che vivono dentro di lui, la cultura dell'oralità e la cultura scritta, che è la cultura italiana, quella che è arrivata dopo. Marino Bartolomeo pensa nella lingua madre, quindi nella lingua occitana. Questo è il pensiero che si forma nella sua mente. Poi scrive in italiano. Quale italiano? Quello che ha imparato lui alla fine dell'Ottocento con l'inizio delle prime scuole dello Stato italiano. Sono dopo pranzo. Ho preso soltanto un po' di brodo. Non posso alzarmi dal letto se voglio stare un po' bene. Quindi pensare in occitano e scrivere in italiano richiede un grande sforzo e una grande flessibilità mentale. Ed è anche una grande prova di libertà. Il tempo è lungo e largo. Sono alla notte. Pare che il tempo voglia accomodarsi. Ho mangiato un pochetto. Montanari si è sempre mosso per necessità e anche per volontà. Questo movimento determina un incontro fra culture. Uno scambio di esperienze, un dialogo non sempre facile, a volte difficile, che ha richiesto proprio ai Montanari di costruirsi, no, dei canali comunicativi particolari. Loro avevano come lingua materna la lingua DOC, la lingua occitana. Imparano, passando le Alpi, a confrontarsi col francese. Poi, con l'avvento dell'italiano, siamo ai primissimi anni della formazione dello Stato unitario italiano, si confrontano con l'italiano, che per loro era una lingua nuova, decisamente nuova. Quindi abbiamo già tre lingue, la lingua materna, il francese e l'italiano. In più c'è anche una lingua regionale che si affaccia, il piemontese in questo caso. Perché dovendosi recare a Torino o nei grandi centri di pianura, dovevano comunicare, vuoi nei mercati, vuoi in altre situazioni di scambi economici e commerciali, attraverso il piemontese. Un mondo, come diceva Nuto Revelli, che dobbiamo invece far conoscere perché rischia di scomparire.